Palazzo Fizzarotti, voluto da Emanuele Fizzarotti, che ne acquista la proprietà da Anna Loiacono, che era in crisi economiche nel 1904, decide appunto di chiamare due architetti importanti, Ettore Bernich e Cesare Augusto Corradini. In particolar modo Corradini è presente a Bari anche con la costruzione di altri edifici, sempre in stile eclettico. Fizzarotti è un uomo che porta grande sviluppo a Bari, che si inserisce in quella che è la città a cavallo tra 800 e 900, tanto che addirittura Emanuele Fizzarotti tenta di far di Bari un vero e proprio porto franco, un po' come Trieste, un tentativo che però andrà in frantumi. Tutto verrà rilasciato al figlio, che però non riuscirà a recuperare i debiti, e il palazzo passerà alla Banca del Fucino, fino ad arrivare ai giorni nostri, quando Immobiliare Pugliese, prima con Giosuè Poli e poi oggi con Vera Poli, hanno recuperato il palazzo ed è soggetto a vincolo architettonico, che ne conserva quindi la struttura anche per le generazioni a venire.